Siamo ovviamente molto contenti per la classifica che stiamo oggi. Ieri la squadra ha fatto vedere tanto carattere nel secondo tempo. Abbiamo ovviamente due squadre che hanno fatto una ottima gara. In difesa ovviamente abbiamo avuto una difesa molto giovane, tre dei nostri sono dei giocatori che sono dell'Under 21, molto positivo, una squadra con tanta energia, tanto orgoglio. Direi che Vincenzo con tutto il staff sta facendo un ottimo lavoro. Gaetano è un giocatore della Fiorentina, abbiamo rinnovato. Tutto lo staff ha creduto in Gaetano. Direi che, come ho detto sempre, per tanti altri Gaetano è il nostro giocatore. Io lo vedo qui a Firenze. Il campionato è molto molto lungo, ovviamente quando si parte bene fa vedere che gli investimenti o piccoli e grandi sono fatti abbastanza bene. Noi stiamo lavorando, però ovviamente il campionato per tutti, non solo per noi, ma per tutte le squadre, è un campionato molto molto lungo. Complimenti per il momento, per il lavoro che sta facendo il Cagliari, e sono convinto che la nostra squadra arriverà anche a far bene questo campionato. Beh, certo, lo stadio è un asset importante per tutti, non solo per la Fiorentina, ma per il calcio italiano. Direttore, a che punto dopo siete? Ragazzi, dobbiamo entrare Siamo a dentro. Buon punto, direi. Direttore, dopo l'episodio di ieri accaduto a Balotelli, secondo lei c'è un'emergenza razzismo in Italia? È accaduto anche ad Albert qualche settimana fa. Ma è una cosa che Rocco ha parlato, continua a parlare, è una cosa che tutte le squadre, i dirigenti, ma tutte le squadre, non solo qui in Italia, ma in tutto il mondo dobbiamo parlare no contro il razzismo.